Noi abbiamo bisogno del volontariato oggi più che mai, ma penso che i primi ad averne bisogno siano i giovani, perché quando ci si mette a disposizione degli altri è fonte di felicità. Perché purtroppo c'è questa tendenza, ecco, a spostare le passioni verso altre situazioni. Cioè, non è che ti devo fare io, insomma, la polemica attorno alla mancanza di una sala cinematografica, alla mancanza di un teatro, alla mancanza, insomma, ecco, di una coscienza quantomeno storicizzata di quello che sia. Credere sul territorio significa essenzialmente, non per forza fare lo sponsor economico, ma quantomeno avere la voglia di difendere quel poco che è ancora rimasto. La storia è la base di tutto. Le nostre strade passano dove gli antichi hanno pensato di farle passare. E i nostri porti sono già dove i porti erano fatti gli antichi, quindi loro sono ancora presenti. Se un albero non ha le radici, non farà mai frutti. E la storia, la memoria storica è la nostra, sono le nostre radici. È una favoletta sta cosa, secondo cui i giovani sono demotivati, sono privi di voglia e via discorrendo. E i ragazzi hanno, secondo me, il fuoco sacro. Salve a tutti, avete appena visto una serie di estratti del servizio che abbiamo realizzato sull'archeologia di Ladispoli, che adesso prende inizio, non da Ladispoli stessa, ma dalla zona di Santa Severa. Vedete infatti alle mie spalle il castello di Santa Severa. E andiamo a intervistare il primo protagonista di questo servizio, che è Flavio Nei, un archeologo affermato che è presente sul nostro territorio. Allora, direttore Flavina, intanto la ringraziamo per ospitarci nel Museo del Mare e della Navigazione del Castello di Santa Severa e iniziamo subito con la prima domanda. Lei è uno dei pionieri dello studio delle zone di Alsium per quanto riguarda la parte archeologica, chiaramente, e anche una delle maggiori testimonianze per quanto riguarda invece la memoria storica di questi luoghi. Lei è iniziato intorno agli anni Ottanta. E le chiedo qual è la rilevanza culturale dei siti che andremo a conoscere durante il nostro servizio, come si è evoluta poi invece la sensibilizzazione in merito a questi siti dagli anni Ottanta, per cui quando ha iniziato lei in queste zone, fino ad oggi. Sì, dunque, il patrimonio archeologico e storico del territorio di Ladispoli, in parte anche ovviamente di Cerveteri, è un patrimonio ricchissimo. Io all'epoca iniziai questo lavoro come tesi di laurea in topografia antica, topografia di Roma e dell'Italia antica con l'Istituto di Topografia dell'Università La Sapienza, e quindi lavorai alla costruzione della carta archeologica del territorio, andando a cercare campo per campo, metro per metro, le presenze archeologiche di tutte le epoche, dalla preistoria fino all'epoca rinascimentale, attraverso la fase etrusca, la fase romana, schedandole. Mi ha fatto un volume, la carta archeologica di Alsium e del territorio, in particolare tra Cerveteri, Ladispoli, San Nicola, no? Questo territorio più costiero, con circa 620 siti archeologici recensiti, più o meno importanti. A Ladispoli ci sono delle presenze archeologiche di grande interesse, a cominciare ovviamente dalla Posta Vecchia, no? Dal castello di Palo, dove ci sono i resti di una grande villa marittima al di sotto di quello che è l'attuale albergo, no? Dell'attuale Certo. Posta Vecchia, con dei mosaici tardoantichi stupendi che pochissimi conoscono e che siamo riusciti da poco a aprire al pubblico. Grazie al gruppo archeologico del territorio Cerite che fa le visite guidate tutte le settimane. E c'è la grandissima villa marittima di Marina di San Nicola, poco oltre, che è uno dei più grandi complessi, uno dei più grandi sistemi proprio organici di villa marittima, molto estesa, con una fase già nell'epoca tardo-repubblicana, e poi dura fino al V-VI secolo d.C., con grandi portici, con grandi giardini, con due gestaciones, cioè due lunghissimi porticati prospicienti all'antico porto, oggi insabbiato, ma che all'epoca insomma era il porto della villa, che è un sito di estremo interesse archeologico, tutto da valorizzare ancora, tra parentesi. E c'è la villa della Grottaccia, in pieno centro urbano, no? In pieno centro urbano di Ladispoli, che qualche anno fa con il gruppo archeologico valorizzammo, ripulimmo ed è schedata in quel famoso volume che dicevo dell'Ager Ceretanus che pubblicammo. E poi
l'insediamento di piani di vaccina. Piani di vaccina, c'è un sito di straordinario interesse perché ha restituito delle sepolture all'interno della cisterna di epoca romana, di una villa romana, con delle oreficerie di epoca tardoantica, ostrogote probabilmente, quindi dei goti che sono passati si erano insediati in questa villa lì, in piani di vaccina. E poi, insomma, tanti altri siti, tra cui Torre Flavia, ovviamente, Torre Flavia con la villa romana che era sotto Torre Flavia, di cui oggi non rimane praticamente più nulla, ma le foto dei primi decenni del Novecento illustrano dei muri alti 3-4 metri, ancora tutti in opera reticolata, che il mare poi ha distrutto quando la villa poi è stata sommersa, no? Torre Flavia negli anni 70 era in mezzo al mare, poi è stata Certo. collegata in un secondo momento. Lì è stato fatto un grande lavoro, per esempio, sempre dal museo, dal gruppo archeologico, con un volume che fu pubblicato qualche anno fa, che riassume tutta la storia della torre attraverso i secoli, con quello che si è visto, si è trovato in archivio, è stato fatto un ottimo lavoro. E si è salvata la torre perché c'è stata fatta una grande manifestazione all'epoca, negli anni 2000, perché affiggemmo un lenzuolo sulla torre molto grande con scritto aiutatemi, sto per crollare. Poi in seguito a quello partì una serie di progetti, tra cui la valorizzazione che fu fatta con l'illuminazione, eccetera, ma ancora la torre è lì. In realtà quello è uno dei monumenti più importanti di La Dispoli perché è nell'emblema. Quella torre sta nello stemma araldico del comune di La Dispoli, quindi è un bene che il comune dovrebbe tutelare enormemente perché la rappresenta in tutto e per tutto. Sta proprio nello stemma del comune di Torre Flavia, è come Certo. se a Roma facessero crollare il Colosseo, la stessa cosa. La Torre Flavia, insomma, sono stati fatti progetti importanti, ma poi per ora ancora non se ne è venuti a capo del restauro e della valorizzazione di questa torre. Ed è uno degli obiettivi importanti che tutte le amministrazioni si dovrebbero porre, quello. E poi c'è il Castellaccio dei Monteroni. Castellaccio dei Monteroni, un altro sito importantissimo che era lungo l'asse dell'antica Via Aurelia, dove sono passati dei personaggi importanti della storia, della letteratura. Fu documentato da Luigi Canina nell'Ottocento, quando intorno c'era ancora la grande necropoli dei Monteroni, con dei tumuli giganteschi di epoca orientalizzante etruschi, poi andati distrutti dalle cave negli anni 70 e anche qualcosa negli anni 80. Quello è un territorio molto ricco di presenze intorno a quel casale che tanti anni fa ripulimmo quando era abbandonato quel casale con il gruppo archeologico romano dell'epoca, la nostra sezione, lo ripulimmo interamente, era abitato da extracomunitari che addirittura ci dettero una mano per ripulirlo, perché lo usavano come latrina al primo piano e dormivano sotto. Noi andammo, lo sistemammo, quel cancello che ancora c'è dentro abbiamo messo noi all'epoca per impedire a tutti di entrare e di finire di devastare quel monumento che è eccezionale. Ci fu girato il film della Grande Guerra Sì. in quel casale. Quello doveva diventare il Museo Civico di La Dispoli. Avevamo già organizzato il progetto per trasformarlo nel museo che avrebbe raccontato la storia e l'archeologia del territorio di La Dispoli. E poi andò tutto quanto come al solito perduto, ma l'idea ancora è rimasta valida. Insomma, prima o poi bisognerà metterci mano sul serio. Quindi, per riassumere, insomma, il patrimonio archeologico e storico del territorio di La Dispoli molto ricco, c'è molto da fare, molto da spingere per valorizzarlo, per poter trasformarlo in un'attrazione anche turistica, oltre che culturale per i cittadini da riscoprire, perché è una scusa, tra virgolette, per venire a vivere e a scoprire la città. Oltre al Certo. mare c'è anche un patrimonio archeologico interessante da andare a visitare e potrebbe diventare occasione di lavoro per i giovani, per i ragazzi, per le guide, per chi lo mantiene, per chi lo pulisce. Perché quando vai a visitare la villa di San Nicola, poi il caffè da qualche parte lo prendi, vai a pranzo da qualche parte, se ti fermi un giorno vai a dormire da qualche parte. Quindi si crea un meccanismo economico collegato alla valorizzazione del patrimonio culturale. E la sensibilizzazione in merito all'archeologia di questi luoghi, il territorio civile in generale, dagli anni 80, quando è iniziato lei, fino ad oggi, come si è evoluta? Si è voluto attraverso un grande sforzo portato avanti, parte sul piano della ricerca scientifica per documentare questi siti che erano, non dico sconosciuti, ma quasi, queste insomma, presenze archeologiche che non erano state studiate dal punto di vista scientifico. Erano note, ma nessuno le aveva mai disegnate, fotografate, Certo. capite nella loro struttura. Quello è stato un lavoro importante. Poi la cosa pure che è stata fatta
tramite l'associazionismo archeologico del gruppo archeologico dell'epoca, è stata quella di ripulirli, di metterli in luce, perché erano coperti dalla vegetazione, dalle immondizie, quindi erano zone abbandonate, degradate, e noi per esempio le grottaccia, per fare un esempio, l'abbiamo ripulita, rimessa in luce, e con un progetto fu creato il centro visite, quel centro visite che c'è lì è stato fatto con un progetto che curò il qui presente, insieme al gruppo archeologico romano e al comune di Ladispoli dell'epoca, per trasformare lì quella struttura che era in completo degrado in un punto di attrazione turistica da cui puoi partire per le visite sul territorio, per esempio. Il lavoro è stato fatto negli anni, portato avanti poi dal GAR, pensiamo anche alla villa di Marina di Palo, no? Sì. Dove c'è il famoso monumento, quel monumento che sta proprio sulla riva del mare, uh-huh. Monumento funerario. Quello a Lucio Rufo. Virginio Rufo, sì. Quello lo scoprì all'epoca durante il lavoro di tesi, trovai una foto in cui c'era l'iscrizione di Rufo di vicino, uh-huh. Che fu vista da una signora, ancora si ricordava che ci giocava quando era piccola, ma c'è proprio la foto. Quindi abbiamo attribuito quella lastra a quel mausoleo, che è quindi forse della gens a cui appartenne poi Virginio Rufo. Ma insomma è da dimostrare, da vedere. Lì vicino c'è una grande villa, Piazza della Rugiada, c'è la villa Piazza della Rugiada, pure quella l'abbiamo ripulita, documentata sul volume che pubblicammo all'epoca col comune di Ladispoli nel 2001, col sindaco Ciogli, c'è tutta la pianta, c'è la descrizione che nessuno aveva mai fatto, quindi abbiamo editato, pubblicato quello che si conosceva, e poi certo va mantenuto, lì il comune dovrebbe mettere giovani a mantenerlo pulito, a farlo conoscere alle scuole, a portarci le persone a scoprirlo, questo patrimonio è ricco. Quindi il lavoro se ne è fatto tanto, moltissimo c'è da fare, e normalmente le amministrazioni comunali non hanno i fondi, non hanno soprattutto la conoscenza, la cultura per arrivare a capire che quello è un settore su cui bisogna investire delle risorse, dei soldi che normalmente non mettono. Lei ha parlato finora di tutela, di valorizzazione. Possiamo chiarire qual è la differenza tra le due, e solitamente a chi compete, diciamo così, a chi compete, insomma, a chi compete, sì, la cura di entrambe? Beh, prima di tutto c'è la tutela, perché se un sito non si tutela si distrugge, e quindi è importantissimo fare in maniera che queste presenze archeologiche, storiche, la memoria storica di una città venga conservata. Per conservarla dobbiamo tutelarla con gli strumenti a disposizione soprattutto delle soprintendenze, in particolare la Soprintendenza Archeologia e Belle Arti per l'Etruria attualmente è l'ente statale del Ministero della Cultura, Ministero dei Beni Culturali, come si chiamava un tempo, certo. Preposta proprio alla tutela di questo patrimonio attraverso i vincoli. Attraverso il vincolo si riesce magari a impedire che in certe zone si facciano delle lottizzazioni, si costruiscano cose non idonee sui beni culturali o sulle strutture antiche. Quindi lo strumento della tutela è fondamentale, dove tutte le istituzioni che operano sul territorio sono chiamate ad impegnarsi su questo tema, quindi il comune, primis, la regione, gli altri enti che operano direttamente o indirettamente sul patrimonio comune, sui beni comuni, poi in realtà, perché il patrimonio culturale, io lo dico sempre, il patrimonio storico archeologico appartiene a tutti, non è che appartiene soltanto agli specialisti o alle soprintendenze, adesso sono gli enti che devono tutelarlo, ma il cittadino Mario Rossi, che vive a un metro dalla Villa Romana, deve essere cosciente dell'esistenza di questa struttura che racconta la sua storia, quindi la storia e l'archeologia è un bene comune che appartiene a tutta la comunità. E poi ci sono gli enti preposti a gestione, all'odela, il comune deve fare dei progetti per, anche lui, per proteggerli, per valorizzarli. L'altro tema, appunto, la protezione è la prima cosa, quindi la tutela. La seconda cosa è tuteliamo affinché questi beni possano essere fruiti da tutti, e quindi la valorizzazione, che significa conservarli, e quindi il restauro di questi beni, la conservazione, la pulizia di questi beni, il mettere questi beni in condizioni di raccontare la propria storia attraverso degli apparati didattici che consentano anche a Mario Rossi, che non è uno specialista, di capire cosa ha davanti. Quello che alla stragrande maggioranza delle persone appare come un pezzo di muro rotto buttato da una parte, adeguatamente raccontato può assumere un significato importante per la storia del territorio, per la storia di quel bene. E quindi
Sono due temi, questi della tutela e della valorizzazione, fondamentali per conservare e per conoscere il patrimonio culturale che, ripeto, è un patrimonio comune che appartiene a tutti noi, nessuno escluso, e quindi tutti devono essere messi in condizioni di conoscerlo, e questo requisito base della conoscenza parte però dalla conservazione, quindi dalla tutela. Senza tutela non c'è conoscenza. E perché tutti noi dovremmo conoscere la storia, meglio le storie di questi luoghi? È una domanda un po' più generale. Beh, perché la storia è la base di tutto, cioè la base della nostra esistenza, c'è la storia. Noi, se non conosciamo quello che è successo prima, se non conosciamo in maniera critica ciò che hanno affrontato le generazioni che ci hanno preceduti, non capiremo mai il nostro tempo e tantomeno potremo pensare in maniera intelligente a un futuro. Per cui in realtà, ecco, è come un albero, cioè se un albero non ha le radici, non farà mai frutti. E la storia, la memoria storica è la nostra, sono le nostre radici. E allora è importantissimo conoscere la storia per poter interpretare il tempo che noi viviamo e per poter pensare al futuro in maniera positiva. Per cui questa è la missione, diciamo, di chi fa storia, di chi fa archeologia. L'archeologia è uno strumento che serve per comprendere meglio quello che non è stato raccontato dai testi scritti, quindi noi attraverso l'esame dei ruderi, delle strutture, dei paesaggi antichi, capiamo come si è trasformato un territorio attraverso i millenni, perché oggi è così. E quello che uno scopre poi in maniera così veramente particolare è che gli antichi ci condizionano ancora oggi, cioè le nostre strade passano dove gli antichi hanno pensato di farle passare. E i nostri porti sono già dove i porti erano fatti gli antichi, quindi loro sono ancora presenti. E stanno lì a condizionare il nostro tempo, cioè il passato non è mai passato in realtà, perché è ancora qui tra di noi. Adesso la gente ci pensa, ovviamente, però poi quando ci va a pensare ti rendi conto di quanto sia importante il passato per capire quello che oggi è il nostro territorio, il nostro spazio di vita, le nostre usanze, i costumi, le tradizioni. Viene tutto da prima, e se uno non conosce quello che è successo prima, non può sapere nulla di se stesso, del suo tempo, del perché le cose sono fatte così, perché funzionano così. Allora, ecco, la storia è importante, fondamentale la geografia. Quello che è terrificante, che almeno noto che negli ultimi decenni tendono sempre più a togliere di mezzo dall'insegnamento di base la storia, la geografia, la musica, cioè Certo. la storia dell'arte, tutto quello che è umanesimo. Viene piano piano sempre messo da parte, meno ore, meno cose, perché dobbiamo andare a fare le cose tecniche, le cose che ci servono per il futuro, no? Ma una missione suicida questa, perché tra qualche tempo ci sarà tanta gente che saprà usare il computer, saprà collegarsi a internet, lavorare nelle progettazioni, bla bla bla, non saprà nulla di quello che è successo prima. E quindi, non sapendo quello che è successo prima, non andranno da nessuna parte se non a sbattere contro un muro. E nell'interesse generico, diciamo generale, di chi gestisce il potere politico, il potere economico, serve un popolo bue, come dico io, serve un popolo che non abbia la capacità critica di capire quello che è il suo tempo. E quella te la dà lo studio, ma te lo dà lo studio della storia, della geografia, della storia dell'arte, perché questo è l'Italia, questo è quello che abbiamo fatto per millenni. E lo stanno piano piano mettendo sempre più da parte. È una cosa molto pericolosa questa per il futuro. Beh, certo, è veramente Tosta. è molto tosta, però non possiamo che condividere quello che ha detto, specialmente dal punto di vista di una scuola, insomma, di studenti. E le voglio chiedere allora, secondo lei il passato del territorio di Alsium, quindi andiamo dal generale al particolare, il passato del territorio di Alsium è tutelato a dovere e anche valorizzato a dovere? Cosa si potrebbe migliorare proprio per Di riprendere? Alsium, Sì. quindi da zona da Dispoli in Esattamente, in generale, particolare la risposta. beh, c'è da lavorare tantissimo. Sicuramente si tratterebbe di valorizzare questo patrimonio, come ho detto prima, quindi ripulire i siti archeologici, recintarli, aprirli al pubblico, attrezzarli con dei pannelli didattici come minimo, creare delle guide del territorio più o meno articolate in cui chi viene a visitare la Dispoli sia in grado di sapere dove stanno queste cose e di raggiungerle. Andrebbero trasformati queste presenze storiche e archeologiche in un qualcosa di fruibile per il pubblico e di conosciuto. Ad esempio, potrebbe collaborare anche la scuola?
La scuola è uno degli elementi centrali per tutto questo, perché creando la coscienza di nuovi cittadini che stanno studiando ora questi argomenti di cui parliamo, da lì si può partire, anzi si deve partire dalla scuola, creare conoscenza innanzitutto per i giovani della storia, in questo caso dell'archeologia del territorio, e renderli prima coscienti e poi anche operativi, perché attraverso l'associazionismo culturale archeologico, come abbiamo fatto qui a Santa Marinella, dove c'è il gruppo archeologico del territorio Ferite, si può avvicinare i giovani a questi temi. Non tutti saranno interessati, ovviamente, certo. Però un gruppo di persone interessate ci saranno sempre, e attraverso queste persone che poi viene divulgato nella città, nel territorio, l'amore, la conoscenza di questi beni di cui stiamo parlando. Delle amministrazioni oculate potrebbero creare dei progetti ad hoc con la scuola per avviare la conoscenza, ma anche all'intervento diretto dei ragazzi della scuola per valorizzare questi siti, per andarli a ripulire, per aprirli al pubblico, per portarci magari voi, che ne so, del liceo, potreste portare quelli della scuola media o della scuola elementare a conoscere questi beni che voi avete già studiato prima, insomma, ovviamente è una trasmissione di conoscenza. E a scuola è fondamentale, per tutte le cose a scuola, certo. È fondamentale. Quindi... E, ecco, proprio forse questa assenza di partecipazione giovanile nell'associazionismo volontario, eccetera, mi rimanda a pensare a quella che era la situazione degli anni Ottanta, no? Perché lei negli anni Ottanta era un volontario, adesso vi faccio vedere una foto che sicuramente conosce benissimo. Molto bene, sì. E leggo un'affermazione che ha rilasciato per Baraonda. In merito a questa immagine, alla storia di questi tempi, avevamo tutti 18 o 20 anni e alle 6:30 di mattina noi volontari eravamo tutti sull'autobus che da Roma ci portava a Cerveteri. Com'è cambiato il rapporto tra i giovani e l'archeologia e anche i beni culturali in generale nell'Italia, nella zona del nostro territorio in particolare? Ma è possibile che non si senta più il bisogno di cultura? C'è stato qualcosa di sbagliato forse nel tempo, non so. No, è cambiata la società. È cambiato il modo di vivere, i messaggi che vengono mandati, le esigenze. Cioè quello che noi abbiamo fatto negli anni 70, in realtà, e poi negli anni 80, eravamo un po' i figli, tra virgolette, dell'ultima ondata del 68, quando c'è stata una fase in cui la partecipazione era la parola d'ordine, e quindi su tutti i fronti, quello archeologico, culturale è stato uno, ma un po' in tutto il mondo europeo e non solo, c'è stato questo interesse dei giovani ad essere i primi protagonisti della storia. E quindi noi siamo stati una generazione figlia, diciamo, di questo 68, che significava organizziamoci e facciamo le cose. E lì nacque il gruppo archeologico romano nel 63. E io fui iscritto al GAR nel 77, avevo 14 anni in realtà. E poi, ecco, abbiamo fatto tantissime cose, tra cui anche Cerveteri, ripulimmo tutta la via degli Inferi negli anni Ottanta, partiamo da Roma, sì, con un gruppo nutrito, eravamo 30-40 ragazzi che partivano, in parte perché ci si divertiva a stare insieme, no? A trascorrere, chi l'adolescenza, chi già un po' più grandino, il tempo per andare a recuperare un monumento, ma anche per stare insieme. E fare qualcosa di utile per se stessi, perché a noi interessava, a parte chi poi avrebbe studiato archeologia, sarebbe andato avanti, ma nel momento in cui tu andavi ad approfondire delle cose archeologiche, ti faceva piacere studiare, approfondire, e contemporaneamente stavi facendo un servizio anche per tutti gli altri, perché ripulire via degli Inferi, noi lo studiavamo poi dal punto di vista scientifico, ma poi l'apriva al pubblico, e quindi recuperare un monumento che apparteneva a tutti. Sono cambiate le condizioni sociali, le condizioni generali della nostra società, come in tutti i settori. E poi sai, insomma, l'interesse per l'archeologia ha avuto il boom in quegli anni, no? 60, 70, 80. Poi c'è stata una flessione perché oggi ci si ritrova ad essere volontari nell'archeologia noi, cioè quelli che già lo erano 30 anni fa, 40 anni fa. E il che ti devo dire, mentre c'è stata la generazione degli anni 60 che ha trasmesso a noi queste idee, erano sempre
un'elite, insomma, non erano generalizzato, non tutti i ragazzi degli anni 80 venivano a Scrabble e gli Inferi, eravamo sempre comunque una nicchia nell'ambito della società, però c'erano. E quelli diciamo, degli anni 60 hanno trasmesso a noi. Noi ancora non siamo riusciti a trasmettere a quelli che verranno dopo, capito? Che, cioè, noi abbiamo portato la bandiera di quelli di prima, ma la bandiera di qualcun altro che però è difficile trovare perché non c'è, perché i ragazzi oggi sono interessati ad altri settori, ad altre attività, ad altri interessi e molti hanno il problema del guadagnarsi uno stipendio. Capito? Cioè, nel senso che tu se devi mettere su famiglia, insomma, devi trovare il lavoro. E noi lavoravamo con le cooperative, nei ritagli di tempo, facevamo questo anche noi nei ritagli di tempo, tra uno studio e l'altro, eravamo liceali, qualcuno stava già all'università, però adesso non è semplice. E che ti devo dire? Abbiamo lavorato molto con le scuole, mentre c'è un grande interesse da parte dei ragazzi più piccoli, già arrivati al liceo, già trovi difficoltà. Perché gli interessi sono oggi altri, perché i messaggi che sono arrivati dalla società in generale sono stati indirizzati su altre cose e Certo. non sulla cultura, figurati. Però devo dire che quando si fanno delle iniziative specifiche, pubblicizzate per bene, l'interesse è enorme, enorme. La gente viene tanta. L'estate noi facciamo qua delle conferenze dove mi trovo davanti 300 persone di archeologia, capito? E adesso sbalordito perché se lo sanno, le persone vengono e come a fare le cose. È un problema anche di divulgazione, di presenza sul territorio. Questo tipo la scuola potrebbe essere fondamentale, perché la scuola è quella che è a contatto tutti i giorni con i ragazzi, no? Tra gli scavi, le ricognizioni, cose, arrivi a un momento in cui non hai più il tempo psicofisico da dedicare a questo. Perché se Certo. io inizio a scuola, sono sicuro che se vengo a scuola, faccio due o tre lezioni a scuola, un gruppetto di gente lo mettiamo su. Però il tempo è quello che è, non è semplice il discorso, quella fondamentale. Per concludere questo inizio, insomma, qual è il messaggio che ci vuole dare, per cosa auspica, eccetera, all'interno del nostro servizio? Beh, io spero che queste cose, questo servizio, questo lavoro che voi state facendo serva per sensibilizzare i giovani della vostra scuola, innanzitutto, all'interesse per la storia, per l'archeologia, per la partecipazione al recupero di questa memoria. Insomma, quello che possiamo fare insieme, ben venga. E mi auspico che ci siano delle persone che poi possano portare avanti la bandiera, come si diceva prima, cioè interessarsi affinché le istituzioni che sono preposte a fare quello che devono fare lo facciano. Quindi valorizzino il patrimonio attraverso la tutela, attraverso la valorizzazione vera e propria. E chi di voi diventerà assessore alla cultura del comune di Ladispoli fra qualche anno potrebbe essere più sensibile al discorso che stiamo facendo ora. È un fatto di ignoranza, cioè il male del mondo in realtà è l'ignoranza a tutti i livelli, a tutti i fronti. Quando uno non conosce, non sa, perché nessuno gliel'ha mai detto quello che c'è, non può essere sensibile al riguardo. Ma se qualcuno fin dalla scuola ti dice che guarda, lì c'è la Villa San Nicola, che è importante per questo motivo, quando tu poi sei nella stanza dei bottoni, come si suol dire, magari ci pensi a fare qualche cosa che sia utile in quel settore, in quel fronte, ma se tu non lo sai, nessuno te l'ha mai detto, non sarei mai interessato. Farei altre cose più specifiche ad altri settori, ma Certo. la parte culturale è importante, ripeto, del potere, diciamo, politico di chi gestisce oggi le nostre città, in generale l'Italia, ma oserei dire l'Europa per certi versi. C'è l'interesse a creare sempre più un popolo ignorante, che non conosca le cose, che conosca il meno possibile, sia critico il meno possibile perché è facilmente governabile. No? Quindi è l'ignoranza quella su cui si punta per certi interessi, diciamo, politici, tra virgolette. E non creare conoscenza, perché la conoscenza poi dice, no, non è che mi puoi raccontare che Gesù bambino morì di freddo, perché io so che non è così perché ho studiato, e quindi se non studi le cose non le sai. Chiarissimo il messaggio e la ringraziamo ancora e iniziamo allora il nostro percorso andando avanti. Grazie, Grazie. grazie a voi. Siamo alla Biblioteca Peppino Impastato di Ladispoli con la dottoressa Marina Panunzi, una diciamo così delle voci che ci illustreranno la memoria storica del territorio perché è stata tra le prime, anzi la prima, ad interessarsi della diffusione della bellezza del patrimonio presente
nella nostra zona. Insieme a mia sorella. Insieme alla sorella. Le chiedo intanto da quanto tempo è qui alla Dispoli? Ma sono tanti anni, moltissimi. Sono venuta qui bambina perché mio padre lavorava all'Ente Maremma, quindi pure lui è un profondo conoscitore della zona, non soltanto quella della città, ma di tutto quanto, di tutti i dintorni di La Dispoli, Cerveteri e quant'altro. Quindi La Dispoli, diciamo, ci sono cresciuta, sono andata avanti ed eccomi qui, ancora qui. Come ricorda la Dispoli di 50 anni fa, anche a livello culturale? La Dispoli messa? Di 50 anni fa, io ero piccolina, e era un paese, un paesino, con alcune strade principali e nient'altro, non c'era nessun servizio tranne il medico condotto, tranne il farmacista, ma per quanto riguarda il resto la Dispoli erano poche case e un gruppo di abitanti, per lo più pescatori, persone così. Dopodiché c'erano alcuni impiegati, tra cui mio padre, ma io ero piccola, quindi mi ricordo la scuola, mi ricordo il mercato dove andavo con mia madre e c'erano alcuni banchi, pochissimi rispetto al mercato grande che ci abbiamo oggi. Insomma, era tutto molto dimensionato rispetto ad oggi. Oggi la Dispoli è una città. Della situazione dei beni, appunto, nel 50 anni fa o anche 40 anni fa, insomma, quello che ricorda, dei beni archeologici. Rubri, no, non c'era un'attenzione, nessuna attenzione. Mi posso ricordare la grottaccia, sì? Cosiddetta grottaccia. Quella è stata ed era una villa rustica, sì, romana di importanza enorme, di vastità enorme, arrivava fino al mare, era una cosa spettacolare, mentre invece nel periodo di cui parliamo era il ricovero di pecore, di pastori e non se ne dava, non se ne vedeva l'importanza, perché era tutto agli inizi, era tutto senza una cognizione, un'analisi giusta di quello che c'era intorno, capito? Quindi preponderante probabilmente era il mare, capito? Certo. Che era trasparente, era ricchissimo di pesce, ecco. Per quanto riguarda il resto, ecco, Torre Flavia sicuramente era molto più in piedi di adesso. Oggi è un rudere, purtroppo, però non c'era attenzione e consapevolezza. Certo. E il rapporto tra giovani e beni culturali? Lei sicuramente, in quanto diciamo così, membro di spicco della nostra biblioteca, che ha tra l'altro ha collaborato anche con licei, eccetera, ha avuto modo di approfondire l'interesse da parte di molti giovani per la cultura in generale. Sì. E come vede oggi, e rispetto al passato, anche l'interesse dei giovani rispetto al territorio e alla cultura che vive presente? Allora, non so come dire. Già parlo di 20 anni fa, 30 anni fa, esisteva il GAR al quale erano iscritti parecchi giovani e questa è una cosa bella, anche perché poi c'erano archeologi che sapevano interessare e farsi ascoltare. Ma al di là di questo, per quanto riguarda l'attività culturale alla Dispoli, ce n'era pochissima. Il primo lampo di luce e di apertura verso questo territorio è stata l'apertura della biblioteca il 25 aprile del 1980. È stato qualcosa di straordinario, soprattutto perché si aprì con pochissimo patrimonio,
un migliaio di libri, tra l'altro arrabattati. Però poi si faceva in grande l'organizzazione, per cui avevamo l'emeroteca, tutti i giornali possibili e immaginabili, anche il New York Times, avevamo da Topolino, insomma, a foto, cose, riviste incredibili pure, per cui insomma quella è stata una ventata che ha attratto adulti, bambini, adolescenti, anziani che venivano a leggere il giornale, e c'era un rapporto forte, molto forte, con moltissima parte della popolazione che fino allora con la lettura non aveva un rapporto molto forte, diciamo. Non è che ce l'ha anche adesso, intendiamoci, però la biblioteca vuol dire tanto. E quindi quella è stata la prima cosa che ha significato. E poi molte associazioni culturali sono nate nel tempo e hanno cercato di sviluppare tematiche diverse, capito? E anche lì c'è stata questa crescita, perlomeno legata a tematiche diverse, certo. Non magari ad ampio raggio come può fare la biblioteca, ma già quello è molto, perché poi da una cosa l'approfondimento saprai che ti porta poi a esplorare altri campi, certo, del sapere. Cosa auspica, diciamo così, per incentivare ancora di più il rapporto tra i giovani e il territorio? Allora, io immagino che i giovani dovessero essere coinvolti in attività culturali diverse, e per attività culturali intendo per esempio, utilizzo questo, questa parola non propriamente adatta, ma comunque corsi di lingua che possano, e quindi un centro che possa far specializzare senza spesa i ragazzi che ne hanno bisogno. L'Italia non conosce lingue straniere. Assolutamente, si va fuori e la maggior parte di giovani, adulti, non conoscono l'inglese, non conoscono il francese, mentre i giovani europei sono molto avanti. Quindi questa è una cosa che metterei lì come una fortezza da scalare, da aprire e da mettere. E poi tante altre cose, centri artistici di pittura, di disegno, d'arte. Le cose sono tante, serve sicuramente qualcuno che spinge in questo senso e che incoraggi, e servirebbe che l'amministrazione comunale impegni in bilancio per il capitolo cultura molto di più, fermo restando che ovviamente non c'è stata mai la disponibilità fino in fondo di fare questo, però bisognerebbe assolutamente, perché io vedo che una acculturazione, un'educazione a fare e a scegliere determinati comportamenti servirebbe moltissimo. Basta camminare per la strada e ti accorgi di quanto la Dispoli, poi, nonostante ci si metta tutta la buona volontà da parte delle amministrazioni a pulire, cioè quanto è sporca. Quello è un sintomo di un'educazione che non c'è, certo, di un rispetto che non c'è. Tutte le scritte, tutto quello che noi vediamo, panchine rovinate, certo non lo fanno gli anziani,
Certo non lo fanno gli adulti, quindi mi viene da pensare che bisognerebbe ricorrere a un'alfabetizzazione forte di educazione allo stare insieme, sociologico, insomma. Questo è quello che penso io e bisogna porvi rimedio il più presto possibile, se no ce ne pentiremo veramente. Grazie mille, dottoressa. Grazie a voi. Siamo alla Grottaccia, uno dei luoghi di interesse della nostra indagine, insomma del nostro servizio. E partiamo con una breve introduzione a cura di Pietro Ghirga, che ci racconterà questo posto. Allora, la Grottaccia è una villa romana che si trova al centro di Ladispoli, tra Via Rapallo e Via Nervi, ed è la villa romana differente dal concetto di villa che abbiamo oggigiorno. La villa romana era più intesa come una fattoria, dove qui risiedeva il proprietario negli ambienti superiori e dove intorno e sotto c'era tutta la parte di produzione del frumento, di produzione del latte, eccetera, eccetera. Di questa villa, che è stata scavata negli anni 70 dalla sovrintendenza di Roma, è rimasto il criptoportico e la parte superiore. La villa è oggi assegnata al gruppo archeologico romano e risale al primo secolo avanti Cristo fino al primo secondo secolo dopo Cristo. Nel giardino si trova il criptoportico dove venivano stipate tutte le merci, e poi c'è la macina di cui rimane una ruota per macinare il grano. In realtà erano due che venivano mosse dagli animali. Poi ci sono degli ambienti di stoccaggio dell'olio, del vino e delle scale che portavano alle fondamenta, al criptoportico, dove venivano messe tutte le merci. Questa villa è stata scavata dal gruppo archeologico romano. Sono state ritrovate in un ambiente 6 bronzi romani, tra cui un sesterzio del secondo secolo dopo Cristo. Ci sono delle rampe che portavano al criptoportico, però comunque il padrone di tutto questo risiedeva negli ambienti superiori, di cui rimane ben poco. In questo luogo sono stati ritrovati vari reperti che sono immagazzinati, tra cui due frammenti di colonna in marmo cipollino che si trovano adesso presso le suore agostiniane vicino alla stazione. Grazie. Prego. Siamo con Genesio Lupini, un altro iscritto al GAR di Ladispoli Cerveteri, che ci esporrà brevemente gli scopi dell'associazione stessa e quali sono i progetti che sono stati a mano organizzati in queste aree. Io vorrei partire da quello che era l'ambizione del nostro fondatore, professor Magrini, che diceva il modo migliore per tutelare il territorio è quello di diffondere la conoscenza del territorio. E quindi è sempre stato per noi lo scopo principale, oltre allo scavo, quello di diffondere la conoscenza del territorio, perché sia a Ladispoli che a Cerveteri c'è molta ignoranza, lo dico in senso buono, nel senso che questi sono due paesi che hanno circa poco più di 100 anni di storia recente come città di Ladispoli e città di Cerveteri, poi alle spalle hanno millenni e millenni di storia, ma con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente questo territorio è rimasto completamente disabitato fino a ritornare ad essere di nuovo abitato verso il 1600, ma parzialmente, ma soprattutto agli inizi dell'Ottocento, quando lo Stato della Chiesa affida vasti territori del comune di Ladispoli e di Cerveteri ai principi di allora, che erano parenti del Papa, e quindi questi signori avevano bisogno di manodopera. Loro costruiscono il loro castello, il borgo, ma qui non c'era nessuno, quindi avevano bisogno di manodopera per coltivare la terra e per la manutenzione di queste strutture. E
lo Stato della Chiesa si affida alle regioni più povere dello Stato della Chiesa, che erano soprattutto l'Umbria e le Marche, facendo venire qui i contadini di quelle regioni, pagandoli logicamente, tra cui anche il mio nonno, che era una persona che arrivò qui verso la fine dell'Ottocento e praticamente abitava nel castello di Palo e faceva il contadino e si dedicava anche alla ristrutturazione e alla sistemazione degli edifici che riguardavano il castello. Racconto una cosa: quando l'intellettuale inglese John Dennis, che era uno scrittore e ambasciatore inglese, venne qui nel territorio e raccontò che nel castello di Palo, a metà dell'Ottocento, abitavano circa 800 abitanti, mentre a Cervetri, nel borgo di Cervetri, perché a Cervetri esisteva soltanto il castello e il borgo fino ad arrivare alla Boccetta, ne abitavano 200, che diventavano 150 causa la malaria, perché ritornavano nei paesi di origine, perché perlomeno lì avevano il medico di famiglia che li poteva curare. Quindi, voglio dire, questo queste sono due città che hanno vissuto questa problematica, per cui gli abitanti originari erano persone che, mio nonno diceva sempre, o andavo a lavorare nelle miniere di carbone in Pennsylvania, in America, o venivo in Maremma a lavorare. Quindi questo era, lui lo considerava alla pari dell'America, era un posto da sfruttare per accrescere le sue ricchezze. Ecco, quindi la mancanza di una coscienza civica è dovuta soprattutto al fatto che non c'è stata una continuità abitativa. La Dispoli e Cervetri, gli abitanti hanno alle spalle due o tre generazioni, a dire tanto, ecco, non, cosa che questo fatto è dimostrato dallo scrittore inglese, quello che ha scritto L'amante di Lady Chatterley, Lawrence, che quando venne qui verso gli inizi del Novecento, nel 1936, arrivò alla stazione di Palo, ancora la stazione di La Dispoli non esisteva, cercava qualcuno che lo accompagnasse a Cervetri per visitare la necropoli della banditaccia e non trovava nessuno disposto a farlo, proprio era schivo, la gente lo allontanava, non voleva saperne delle sue richieste, e diceva: ma dove sono capitato? Quando poi trova un contadino che con un carro di buoi lo accompagna fino a Cervetri, lì trova un ambiente analogo. Non c'era gente disposta ad accompagnarlo alla banditaccia, lui non sapeva dove fosse, non c'era nessuno. Poi una signora che gestiva una bottega di Cervetri convinse il figlio a farlo e lo accompagnarono alla necropoli. Lui ammirò tanto questo territorio dal punto di vista storico, archeologico, ambientale, che era una cosa bellissima. Pensate che questo territorio era il territorio preferito dagli intellettuali del Grand Tour, gli intellettuali che di tutta Europa e di tutto il mondo, che dal 1600 fino a metà dell'Ottocento praticamente giravano il mondo alla ricerca delle bellezze naturali e archeologiche. Questo era uno dei territori preferiti dagli intellettuali del Grand Tour, che però non trovavano riscontro tra la gente che li accogliesse, visto che facevano qualche cosa che andava a vantaggio, perché hanno scritto libri che riguardavano il nostro territorio. Ecco, quando Lawrence da qui si spostò a Tarquinia, trovò un ambiente completamente diverso. Lui nel suo libro scrive: oh, finalmente, qui c'è una gente accogliente, mi accolgono, mi accompagnano dove io desidero, ma che bello! Ma poi scoprì qual era la ragione. La ragione era che Tarquinia aveva avuto continuità abitativa dagli Etruschi fino adesso, cosa che in questo territorio non c'è stata. E quindi quelli che abitavano qui, il territorio non...
il loro vero territorio era il territorio di origine. Qui questo era un posto dove erano venuti per lavorare e per accrescere i loro esaudire i loro bisogni. Ecco, quindi questa era la realtà dei fatti. Quindi, dicevamo, i progetti che vengono portati avanti dal GAR in queste aree. Sì, i progetti sono stati tantissimi nel corso di oltre 30 anni, da quando operiamo a Cerveteri, alla Dispoli. Abbiamo scavato in tantissimi luoghi e abbiamo cercato poi soprattutto, come dicevo prima, di coinvolgere la cittadinanza e gli studenti, perché abbiamo girato tutte le scuole di ogni ordine e grado nei primi decenni e ultimamente questo abbiamo un po' mollato questa cosa qui, secondo me dovremmo ritornare a operare nelle scuole e quindi questo era l'impegno maggiore. L'impegno maggiore è stato quello di ripulire e qualche volta anche di scavare. Per quanto riguarda la Dispoli, dovete sapere che dagli scavi che abbiamo effettuato abbiamo scoperto che il territorio di la Dispoli è stato abitato prima dei territori dell'entroterra. Perché? Perché una delle ragioni principali era che, come diceva Silio Italico, uno scrittore romano, diceva che gli antichi greci avevano dato il nome Agilla a questo territorio, no? Noi diciamo Agilla, ma in termini greci è Agilla. Dicevano che, lui diceva, litore correptum stagnis nomen demisit Agilla, il litorale correptum alternato da stagni, per questa ragione i greci lo chiamarono Agilla. Allora, questi stagni come si formavano? Erano i fiumi che venivano dall'entroterra, dai fiumi dai monti Ceriti e dai monti intorno al lago di Bracciano. Questi fiumiciattoli arrivavano qui e, non avendo una portata notevole, in prossimità del mare impaludavano, perché praticamente le onde del mare li trattenevano e formavano delle enormi lagune. E il litorale era costituito da queste paludi. Le paludi erano fonte di ricchezza. Per dire questo basta andare a Tarquinia e visitare la tomba della caccia e della pesca. La tomba della caccia e della pesca, nell'interno c'è un affresco dove fa vedere gli etruschi che cacciano e pescano nella palude. Non andavano in mare, perché il mare per loro era una cosa pericolosa. Nella palude potevano cacciare e pescare e quindi trovare tutto quello che necessitava per sfamarsi. Questa cosa è stata mantenuta fino a 50-60 anni fa, perché i vecchi ladispolani e anche i cervetrani venivano in palude, perché in palude si trovava di tutto. In palude si trovavano i pesci, ma soprattutto i pesci di mare, che dal mare rientravano nell'acqua, che era un misto tra acqua dolce e acqua salata, e praticamente c'erano alcuni pesci che tranquillamente potevano stare in quelle acque, la spigola, i cefali, e lì venivano pescati questi pesci e praticamente venivano anche, non solo i pesci, ma venivano prese anche altre, una vegetazione ricca che serviva appunto a sfamare tutta la popolazione esistente in quel periodo. Ecco, quindi la palude era fonte di ricchezza. È chiaro quindi come tra la storia e gli aneddoti, per l'appunto, siano stati esposti, insomma, quelli che sono quindi, possiamo dire, scopi del GAR, che è l'idea di portare avanti questa, intanto, memoria storica. Da quello, esatto, che esatto, per creare quella coscienza civica di cui siamo un po' deficitari, ecco. Non... Poi valorizzare in tutte, diciamo così, le fasce d'età, in esatto, particolare quelle tra i giovani, è giusto? Soprattutto i giovani, perché i giovani vanno coinvolti, perché loro devono capire quanto sia importante questo territorio, perché l'importanza può essere anche un'importanza di carattere economico. Noi dobbiamo pensare che sia la Dispoli che Cerveteri per tanto tempo hanno vissuto di turismo. Cerveteri con, sì, anche Cerveteri, il litorale, no? Sappiamo bene, Cerenova, Campo di Mare, Marina di Cerveteri,
sono territori che vivono di turismo e questo turismo è un turismo cosiddetto un turismo di prossimità, che era costituito da turisti che venivano da Roma per stare qui un mese, due mesi, tutto il periodo estivo per trascorrere le loro vacanze. Ma nel corso degli ultimi decenni, questo ha durato diciamo dal dopoguerra fino agli anni 90, ma ora negli ultimi tempi, negli ultimi decenni, questo tipo di turismo è andato un po' scemando. Perché? Perché il concetto di turismo moderno è che io vado in un posto per calarmi nella storia, nella cultura, nelle tradizioni di un territorio e vado per mangiare e bere il territorio. Allora, noi abbiamo tutto questo, ma nel corso di questi ultimi decenni non siamo stati in grado di mettere in risalto appunto queste nostre peculiarità, queste nostre ricchezze, cosa che invece in tutto il mondo si fa. Dobbiamo imparare a valorizzarci. Dobbiamo imparare a valorizzarci, a far capire ai giovani quanto sia importante e a impegnarci in questo settore per farlo crescere e per far diffondere questa conoscenza a tutto il mondo. La ringrazio moltissimo. Siamo adesso con Giovanni Zucconi, il responsabile del GAR, il gruppo archeologico romano, per la zona di Ladispoli. La prima domanda al responsabile è: quali sono i siti di vostro interesse nel territorio ladispolano? Allora, i siti sono questo della Grottaccia, l'area di Piazza della Rugiada e il mosaico di Maria di Palo. In che modo operate nei vari territori, insomma nelle varie aree per tutelare o comunque valorizzare? Innanzitutto diciamo che noi non operiamo soltanto a Ladispoli, perché noi siamo la sezione Cerveteri Ladispoli, quindi abbiamo anche delle aree a Cerveteri. Come operiamo? Operiamo diciamo in due fasi in generale. Una è quella del recupero e della valorizzazione delle aree, no? Così questa, come ha raccontato Piero, è stata riportata alla luce dal GAR. E poi una volta che sì, è stata riportata alla luce, l'area viene valorizzata, quindi vengono realizzate dove possibile delle opere per poterne fruire, perché è inutile che uno tira fuori, fa emergere un'area archeologica e poi no, i cittadini non possono fruirne. Quindi no, si costruiscono delle strutture che facilitano la fruizione, si mette in sicurezza e poi si manutiene, che è la parte quella più onerosa, poi, perché la manutenzione richiede tanto tempo, tanto impegno. Se venivate qualche giorno fa, qui c'era l'erba, no? Abbiamo le foto. È che non è perché noi non ci venivamo da chissà quanto tempo, è perché nel frattempo è cresciuta velocemente. Noi abbiamo i siti a Cerveteri che non riusciamo quasi ad entrarci, ma neanche il giardino di casa mia, no, se volete. Cioè, certo, certo. E quindi ci sono delle attività straordinarie da fare ogni tanto per recuperare, ma soprattutto quotidianamente, settimanalmente c'è sempre qualcuno che sta qui e che ripulisce dove c'è da sistemare. In queste diciamo opere di tutela più che di valorizzazione siete diciamo così coadiuvati da una squadra di esperti o comunque non so, collaborate con sovrintendenze, allora, eccetera? La collaborazione è obbligatoria, nel senso che queste aree non sono nostre. Certo. Ci sono assegnate tramite una convenzione che ci autorizza a tutelarle e a mantenerle. Convenzione che va rinnovata ogni anno, quindi noi con la sovrintendenza abbiamo un rapporto di
di subordinazione, no? Quasi. Loro ci danno la possibilità di... Una delega, diciamo. Una delega, chiaramente siamo sempre guidati da loro per fare attività un po' meno che ordinarie. Insomma, certo, quando puliamo l'erba non è che dobbiamo chiedere a loro l'autorizzazione, ma quando facciamo delle sistemazioni un po' più, diciamo, meno ordinarie, bisogna chiedere a loro l'autorizzazione. E poi c'è il comune, che in qualche modo ci aiuta con attività, diciamo, burocratiche, facilitate, qualche volta ci dà dei contributi, oppure prendono loro dei contributi per poter fare questa attività che poi materialmente facciamo noi. Insomma, ecco, noi siamo volontari. No, certo, no, certo. Quindi, allora, molti sono, diciamo, soltanto appassionati, qualcuno è anche, diciamo, archeologo, se volete, no? di professione, però gran parte è gente che fa tutt'altro mestiere nella vita, e quindi siamo, insomma, costretti, insomma, abbiamo bisogno di collaborare con tutti quelli che ci possono aiutare. E vi chiedo, i siti che curate sono vivi tra i giovani? Una domanda allora, necessaria, visto il nostro servizio. Posso parlare, poi tagliate, questo sito è stato vissuto dai giovani, ma nel modo più sbagliato possibile, cioè nel periodo di lockdown, qui molto probabilmente ci facevano di tutto. E no, purtroppo la risposta è no, ma non soltanto non sono vissuti i siti, ma non è vissuto neanche l'associazionismo, no? Noi nelle conferenze facciamo sempre vedere le foto del GAR negli anni 70-80, tutti ragazzi di 18 anni, 20 anni, 21 anni. Se facciamo vedere le foto di adesso, c'è gente come noi, cioè da 60 anni in su. Qualcosa deve essere andato storto nel frattempo, da capire perché. Però giovani che si avvicinano non ce ne sono. Voi due siete fra i primi che entro qui dentro senza fare, diciamo, cose poco legali da tanto tempo. Bene, e avete in programma qualche progetto magari per avvicinarvi ai giovani e anche alla popolazione in generale, perché questi sono luoghi che, come emerge un po' con il dialogo con tutti, non sono conosciuti proprio da ogni persona? Allora, i progetti ci sono e ci sono sempre stati, magari li possiamo far spiegare meglio perché sì, insomma, oltre a essere importanti, sono anche veramente necessari. No, come dicevamo, tirare fuori un'area così e lasciarla solamente all'uso dei soci dell'associazione è veramente molto, molto poco. Però anche lì è da capire quale può essere la risposta delle scuole di fronte a progetti che cercano di avvicinare le persone. Quindi se ci fosse ad esempio la volontà da parte di una scuola di poter collaborare, chiaramente non nella parte più tecnica per ovvi motivi, ma ad esempio nella parte della valorizzazione eccetera, ci sarebbe un appoggio diretto dal GAR? Ci sarebbero tappeti rossi per fare una cosa del genere. Allora, adesso lo spiegherà meglio lui. Sicuramente la colpa sta un po' a metà, un po' colpa nostra che non siamo bravi, è un po' colpa della società che è cambiata e quindi certe cose si fanno solamente quando ci sono i punti da prendere, no? Certo. E qualcosa abbiamo fatto anche a Cerveteri, no? Abbiamo creato delle squadre di ragazzi delle scuole che venivano a aiutarci a ripulire via degli inferi, no? Abbiamo comprato i caschetti. La parte della banditaccia, giusto? La parte della banditaccia, i caschetti, le scarpe. Il periodo della... Quindi scavavano lì dentro? Scavavano una prova grossa, diciamo che si ripuliva, no? È una cosa comunque divertente, sempre no? Sempre con gli archeologi? C'è sempre... Allora, quando si scava c'è sempre un archeologo della sovrintendenza e un archeologo pagato da noi... come si dice, gradito dalla sovrintendenza. Quando si pulisce, no, quando si pulisce in effetti non serve l'archeologo, però fai un'attività, diciamo, anche divertente, no? Metti in evidenza delle cose, delle tombe, dei manufatti che, insomma, non sembrano più visibili, catalogazione, no? Eccetera. Allora, si fa di tutto.
la maggior parte dell'oro, come dicevo, è quello della ripulitura. Certo. Però si fa di tutto, si fa anche la catalogazione. Quando scaviamo e troviamo delle cose, poi c'è anche la fase di catalogazione, no? di ripulitura. Però per quelle esperienze che abbiamo, finito il periodo di alternanza scuola-lavoro, finisce anche l'interesse e la partecipazione. Quindi dobbiamo essere un po' più bravi ad attirare i giovani su questa attività. Adesso non ci siamo riusciti in granché. Però ecco, i progetti li potrà spiegare sicuramente meglio lui, che ne ha fatti tanti, tra l'altro, in questi anni. Certo, adesso passiamo anche ai progetti e diciamo così, raccogliamo questa sorta di appello, no, verso i giovani, avvicinatevi all'archeologia, magari anche con la nostra scuola, cercando di proporre qualche collaborazione o altro. Sì, però cioè, non è tanto avvicinarsi all'archeologia, è avvicinarsi al territorio, perché questo non è soltanto un luogo archeologico, è un luogo di storia, è un luogo che racconta la Dispoli, no? Com'era, è un patrimonio, quindi è il territorio, cioè non è una qualcosa di tecnico, no? Lo potremmo chiamare in tanti modi, anche archeologia, ma è amore per territorio. Sì, avvicinarsi al territorio forse sì, è l'appello allora più vicino a quello che è lo scopo del nostro servizio. Ringraziamo Giovanni Zucconi. Grazie a voi. Siamo con la dottoressa Rossella Zaccagnini, archeologo della sovrintendenza dell'Etruria Meridionale, che si occupa dell'area di La Dispoli. La prima domanda che le faccio è: qual è la situazione dei beni archeologici presenti nella nostra città? Allora, La Dispoli, sebbene sia fortemente urbanizzata e quasi tutto il territorio che è ricavato dal territorio di altri comuni, nasce come parte del territorio di Cerveteri in tempi relativamente recenti, negli anni 70, conserva tracce notevoli di quello che è stato il passato archeologico della città. La prima cosa che viene in mente ovviamente è la villa di Pompeo, con tutta la sua monumentalità, che si trova a Marina di San Nicola, ma non è l'unica espressione di cultura antica che è presente. Anzi, lungo la costa, sviluppatasi lungo la direttrice dell'Aurelia, ci sono varie ville costiere, certo, di epoca romana, che hanno lasciato tracce più o meno imponenti. Purtroppo molto andato perso. Arretrando leggermente, andando verso l'interno, ci viene in mente per esempio tutta l'area dei Monteroni, che è comune ancora di La Dispoli, anche se siamo al limite di Cerveteri, con il castellaccio, anche quello legato in qualche modo al passaggio di un'Aurelia che si è spostata un po' più all'interno, ma che comunque documenta, era la strada che portava da Cerveteri, dalla Cerveteri etrusca, verso il mare, verso il porto, sì, di Alsium, che doveva essere situato più o meno dove oggi è il castello Descalchi della posta vecchia, dove c'è un'altra notevolissima, sì, villa romana. Beh, nominato il castellaccio dei Monteroni, ma ci sono per caso dei progetti in corso per realizzare? Qualcuno parlava di un museo? Allora, assolutamente sì. Allora, il luogo è stato preso in carico dal comune di La Dispoli, che ha investito molti soldi per il suo recupero. Ovviamente, essendo un bene di proprietà comunale, la sua funzione sarà a beneficio di tutti i cittadini, certo, e un polo museale è una delle cose che, visto che La Dispoli non ha un proprio museo, è una delle cose che si pensava di poter fare all'interno di esso. Tra l'altro il castellaccio, appunto, espressione non solo della parte medievale della città, era una sorta di blocco sul passaggio dell'Aurelia, un controllo dei traffici, ma soprattutto il castellaccio è proprio costruito al di sopra dell'Aurelia, quindi conserva tracce della strada con tanto di carraie, e tutto intorno c'è una notevolissima necropoli di epoca etrusca e romana. Purtroppo gli scavi sia dell'Ottocento che anche del Novecento hanno un po' azzerato quello che era il paesaggio archeologico, perché il paesaggio archeologico era caratterizzato appunto dai Monteroni, cioè
dei tumuli, che oramai, soprattutto per i lavori agricoli, sono stati quasi, non si vedono quasi più se non come veri residui. Però quando abbiamo fatto dei lavori all'interno del castellaccio proprio abbiamo trovato notevoli resti che andremo forse a monumentalizzare. Adesso vediamo insieme al comune come possiamo. Comunque il progetto ovviamente è del comune, ma noi siamo parte come tutte, diciamo, per la tutela e per la valorizzazione, per il recupero. A proposito, qual è il rapporto tra la sovrintendenza e i vari enti locali, tra cui il comune, i gruppi archeologici, È un eccetera? rapporto assolutamente di collaborazione, nel senso che la compagine cittadina è importante, anzi è la cosa più importante. Noi ci occupiamo essenzialmente di tutela, però lei capisce bene che una tutela calata dall'alto non ha nulla, cioè non è utile. La tutela deve essere condivisione, perché solo se ognuno di coloro che è compagine cittadina, che è comune, che è enti locali, che è forze dell'ordine, che è soprattutto cittadini, deve sentire come proprio il patrimonio che si va a tutelare. E in questo devo dire che con l'amministrazione comunale, sia quella precedente, prima del primo mandato del sindaco Grando, sia con adesso il sindaco Grando è al secondo mandato, ma insomma già da sempre è stata sempre positiva. E così come con i gruppi archeologici che provvedono in qualche modo alla valorizzazione, chiamiamola così, soprattutto vista la mancanza di fondi da parte della sovrintendenza, a tener puliti alcuni siti che gli sono affidati, come appunto come la villa di Marina di Palo, quella di Via della Rugiada. E per esempio, il Consorzio San Nicola si occupa della manutenzione della villa di Pompeo, dove adesso la soprintendenza ha un apposito fondo, ha chiesto dei soldi dal PNRR e procederemo a brevissimo, già stanno facendo i rilievi, eccetera, a un'ulteriore fase di restauro e di valorizzazione della parte quella con gli affreschi. Quindi a brevissimo sarà riaperta al pubblico, adesso è chiusa per ragioni soprattutto conservative. Certo, volevamo arrivare proprio a questo punto nell'intervista, perché una delle parti forse più affascinanti della zona di Ladispoli è proprio quella degli affreschi di Pompeo. La prima domanda che le faccio, e mi serve anche un'immagine, Spero di questa vederla perché domanda, gli occhiali sempre sono. si figuri. E vediamo infatti che gli affreschi sono dietro, no? Questa dovrebbe essere l'area dell'ultima parte, insomma, di quello che resta della Villa Romana, a parte quella di Sì, Levante, no? diciamo è un padiglione, chiamiamolo così, che era un po' allora la villa cosiddetta di Pompeo, non si sa di chi è, però insomma, diciamo cosiddetta di Pompeo, sicuramente apparteneva a qualcuno di veramente importante. Siamo a due passi da Roma, anche in antico, Certo. quindi sicuramente appartenuta a un personaggio storico notevole. Le ville romane sono fatte o in due modi essenzialmente, o compatte, quindi su un criptoportico con sopra la villa, molto diciamo compresa in se stessa, ma soprattutto quelli al mare hanno una parte uguale, così compatta, infatti c'è criptoportico Criptoportico, alla villa certo. con sopra gli ambienti, eccetera. Ma essendo al mare è fatta anche da padiglioni che servivano per camminare, per godere del fresco, per andare al mare, Certo. per godere del panorama, eccetera. Questo probabilmente è uno dei padiglioni che facevano parte della villa, il cui nucleo principale è sta sopra la collinetta, diciamo, quella dove adesso c'è il parco. Ma diciamo, le cose più importanti o comunque meglio conservate della villa sono proprio queste pitture, che sono veramente eccezionali, pitture e mosaici, e che noi purtroppo, devo dire, quando è stata fatta la lottizzazione, oggi forse non avremmo concesso a tutte quelle case che stanno intorno di essere costruite, però dobbiamo prendere la situazione così Certo. com'è e comunque sia tentare almeno di restituire al pubblico un'area che veramente è inaspettata, perché nessuno sa che lì c'è Sì, verissimo. quella parte. No, ma infatti proprio nelle vicinanze degli affreschi si vede La diciamo, MAPS. dall'immagine satellitare, sì, da Maps, un appezzamento di terra. No, un appezzamento di terra. Sì, Sì, è l'orto questo. del signore là. No, no, lo Ma leveremo, non si preoccupi.
è avvisato, non so, mi hanno detto tipo è un prete, è un cardinale, non so chi è, comunque è un orto, ma ha piantato i cavolfiori. Cioè non è perché che... è proprio nelle vicinanze dell'affresco di quell'area. Sì, sì, lo so. Penso che sia proprio l'area, tra l'altro, compresa. Sì, è quella, il PNRR è su quella, è puntato su quello per restituirlo proprio al pubblico, quindi per aprirlo. E quindi sì, lo dobbiamo prima restaurare. Certo, e oltre quindi alla, diciamo così, lavorazione dell'immagine, della valorizzazione di questo territorio e il lavoro che sta avvenendo anche da parte del Comune ai Monteroni, ci sono altri progetti in atto? In atto no, però per esempio si è fermato, non so per quale motivo, erano stati presi dal Comune dei fondi per il ripristino di Torre Flavia, tanto sì, per dirne uno, che è il simbolo di Ladispoli, eppure sullo stemma. E eravamo ben avanti con le lavorazioni, sì, c'era un progetto molto importante perché lì è un problema ingegneristico perché la torre si sta aprendo, quindi andava praticamente girata e nella parte che si sta ruotando e in qualche modo ricompattata, riassemblata. Sono partiti tutti i lavori, eccetera. Poi non so esattamente per quale motivo sono fermi da un po' di tempo, però avevo parlato con la progettista che mi aveva detto che forse ricominciavano i lavori. No? Non mi ricordo se erano fondi della Regione Lazio, del Comune, non me lo ricordo bene. Sì. Comunque sia, la soprintendenza all'alto patrocinio, quello sarebbe molto importante proprio perché è il simbolo di Ladispoli e quindi, voglio dire, va restaurato. Allora, abbiamo chiesto tutto quello che avevamo da chiedere. Ringraziamo ancora la dottoressa Zaccagnini per il tempo che ci ha dedicato e soprattutto per l'ospitalità in questo palazzo meraviglioso che è della soprintendenza. Sì. Grazie mille, grazie a voi, buon lavoro. Ci troviamo ora di fronte al Comune di Ladispoli per intervistare l'assessore alla cultura Margherita Frappa e capire quello che è il rapporto tra l'archeologia presente nella città e l'amministrazione stessa. Assessore, intanto grazie per ospitarci nel suo ufficio e per averci dato la possibilità di intervistarla nell'ambito del nostro servizio. La prima domanda che le faccio è come il Comune si occupa nella specialmente valorizzazione dei beni archeologici della città. Allora, io quando mi sono insediata ho chiesto al sindaco chi si occupava di questi siti, mi ha indirizzato al GAR, il gruppo archeologico romano, e con loro siamo andati a fare un giro per conoscerli bene, anche perché io sono dell'idea che se si vuole fare qualcosa bisogna conoscerlo. E da quel momento la nostra collaborazione è iniziata in una maniera anche molto intensa, devo dire che il GAR ci dà una grandissima mano. Il GAR tra l'altro ha la convenzione direttamente con la sovrintendenza e per cui abbiamo iniziato con una pulizia di tutti i siti che sono Ladispoli, non so se siete a conoscenza di tutti quelli che ci sono e non sono pochi, quindi abbiamo iniziato a pulirli inizialmente, ora stiamo anche facendo qualche lavoro. Nello specifico la grottaccia, la villa rustica che si trova in Via Rapallo, è stato sistemato il criptoportico perché c'erano delle doghe bruciate, abbiamo sistemato le porte e stiamo adesso sistemando la staccionata esterna e per quel sito io ho chiesto un finanziamento alla Fondazione Caricev per poter continuare a valorizzarlo magari mettendo delle luci e per renderla più fruibile possibile anche durante l'estate di sera, magari si va alla grottaccia, all'arena per vedere qualche spettacolo e si ha la possibilità di visitarla per chi non c'è mai stato. E la villa di Pompeo invece è in convenzione, quella di San Nicola, la convenzione con il Consorzio Marina di San Nicola. E la sovrintendenza l'ha ceduta, insomma, questa convenzione più o meno 3-4 anni fa, sì. Quindi se ne occupano direttamente loro.
Io in questo momento sto facendo un'altra cosa, sto facendo realizzare dei cartelli da posizionare vicino a ciascun monumento che possano spiegare di cosa si tratta, perché non tutti, ovviamente, trovando dei resti, non è che si può sapere che cos'è. Quindi, oltre alla spiegazione, ci sarà una foto della ricostruzione di una persona, uno specialista in questo campo, che è Marco Mallace, che ha fatto la ricostruzione di tutti i siti archeologici secondo degli studi approfonditi, e qualcuno verosimilmente, insomma, dovrebbe essere così, e ci sarà la foto quindi di come poteva essere più o meno prima quel sito, la spiegazione, e in più un QR code, perché la spiegazione sarebbe anche limitata su un Certo. cartello. Ci sarà un QR code che porterà direttamente su un sito su YouTube, tra l'altro, dove ci sono questi video che raccontano di quel sito, com'era nato, come Per quando avete in mente di, diciamo, attuare questo questo progetto? progetto dovrebbe partire prima dell'estate, questo dei cartelli, sì, poi qualche sito, nello specifico il mosaico di Palo, quello che sta sul Sì, lungomare. l'impluvium del Sì, complesso quello lungomare. sono già andati gli elettricisti anche per illuminarlo la sera, per renderlo visibile. Quindi stiamo facendo questi lavoretti di rivalutazione. Avete in mente anche diciamo, la programmazione di una sorta di cartello per dei progetti, delle attività anche teatrali, non so, all'interno dei vari luoghi, la Grottaccia è un esempio, anche, non so, l'impianto termale di Piazza della Rugiada, Sì. eccetera. Allora, tra pochi giorni ci sarà un comunicato stampa di un grande evento internazionale che si terrà alla Dispoli ad agosto, e quindi quelli saranno sede di mostre d'arte, proprio i siti, diciamo, archeologici, tipo il Criptoportico di Marina di San Nicola, la Grottaccia e anche Piazza della Rugiada. Quindi, questo proprio per farli conoscere di più, per farli vivere, soprattutto adesso che sono tenuti bene dal GAR, che puntualmente vanno lì, puliscono, mettono a posto, e così sono più vissuti, no? Certo, e oltre al GAR anche il GACC collabora con voi. No, al momento il GAR, anche se devo dire ho ricevuto una proposta proprio pochi giorni fa da parte anche del gruppo Cerite, e si sono resi disponibili a collaborare, anzi loro proponevano pure di fare delle visite guidate alla Posta Vecchia, perché quella Certo. ce l'hanno loro in concessione dalla sovrintendenza. E però noi lavoriamo con il GAR, che, insomma, io ho trovato il GAR che aveva questa convenzione, poi se le cose cambieranno, insomma, cammin facendo, vedremo. Penso che ci sia lavoro un po' per tutti. E qual è invece il rapporto tra il comune e la sovrintendenza? Ma diciamo che il rapporto è abbastanza limitato, perché loro si interfacciano con chi ha la concessione, come per esempio il GAR oppure il Consorzio Marina di San Nicola. Io mi sono interfacciata con la sovrintendenza non molto tempo fa, perché avevo saputo di alcuni scavi che erano stati fatti nel territorio, nella zona di Monteroni. E quindi avevo chiesto alla sovrintendenza quale fosse la situazione. Mi ha parlato un po' di cose pregresse che erano state fatte, e ci sono studi in atto adesso, però aspettiamo loro per capire di cosa si tratta. Invece, qual è il rapporto che si potrebbe instaurare, o comunque che è già in parte in atto, tra le scuole presenti sul territorio e il comune nell'ambito dei beni culturali, come ad esempio possono contribuire, non so, alla valorizzazione o ad altre attività in merito? Allora, io vorrei proporre alle scuole di entrare a far parte come volontari di questi gruppi archeologici che sono sul territorio, perché hanno bisogno di nuove leve. Ormai loro lavorano in quest'ambito da 40 anni, queste associazioni, però diciamo che ora hanno proprio bisogno di braccia. E spero che ci siano dei giovani pronti,
a fare questa cosa per il territorio, insomma, ad offrire il loro talento, la loro voglia di spendersi per la città. Certo, lamentavamo infatti proprio, notavamo proprio con il GAR che oggi i volontari hanno la media di 60 anni, quelli Esatto, archeologici. esatto. Sarebbe un bene riportare una collaborazione tra la scuola e la cultura proprio sul posto, infatti. Ad esempio ci sono state in passato collaborazioni tra scuole e, non so, comune o anche siti in particolare. Per quanto riguarda la valorizzazione legati al comune, In che le questo ricorda? comune non saprei, onestamente. Io sono da pochi mesi Certo. assessore, quindi ma non ricordo che ci siano state queste collaborazioni. Oggi, vede, è molto difficile collaborare con le scuole, perché, non perché le scuole non vogliano, perché un progetto di questo tipo richiede molto tempo e gli insegnanti devono fare sempre i conti con il monte annuale delle discipline, il monte orario. Certo. E quindi diciamo che un progetto che impegni poi in questo modo un giovane non consentirebbe di farlo durante l'orario scolastico, ecco. Si potrebbe fare una sorta di sensibilizzazione attraverso le scuole, però il lavoro vero e proprio richiede altro. Beh, certo, un impegno, Un diciamo, extra impegno, comedia, extra, sì, esatto, sì. La oltre l'orario. scuola potrebbe essere sicuramente il canale principe per sensibilizzare i giovani a queste realtà che a volte ignorano che ci siano e che quindi sarebbe un bene farle conoscere. Io in realtà avevo organizzato tempo fa, poi non è stato possibile a causa di un mio malore, un incontro tra tutte le associazioni del territorio e i giovani, proprio perché ognuno si riconoscesse in qualche associazione e potesse partecipare. Noi abbiamo bisogno del volontariato oggi più che mai, ma penso che i primi ad averne bisogno siano i giovani, perché quando ci si mette a disposizione degli altri è fonte di felicità. Bisogna però provarlo. E quale pensa sia il rapporto attualmente tra i giovani e il territorio, in particolare da un punto di vista culturale, chiaramente? Allora, noi stiamo lavorando con i giovani anche insieme al delegato alle politiche giovanili, Rosolino, Riccardo Rosolino. E vorremmo che fossero sempre più partecipi per cercare di capire quali siano poi le loro esigenze. E con qualcuno ci siamo visti, abbiamo fatto degli incontri, abbiamo cercato di capire come noi potevamo essere utili in tal senso. Al momento diciamo che c'è poca partecipazione da parte dei giovani. Noi abbiamo anche fatto degli incontri con la psicologa perché c'erano stati richiesti sulla comunicazione. Io come assessore ho mandato la comunicazione a tutte le scuole, però non c'è stata questa partecipazione. Quindi io spero che nel tempo si possa creare in modo che con loro possano nascere delle idee che contribuiscano proprio a creare questo legame di appartenenza al territorio, perché poi quello è il legame al territorio. E sono fiduciosa e spero che con il Consiglio Comunale dei Giovani qualcosa possa cambiare in tal senso. E si sta lavorando anche, ad esempio, per aumentare e, diciamo così, migliorare in un certo senso i luoghi di ritrovo della cultura. Ad esempio, non c'è nella zona di Ladispoli un museo come, ad esempio, quello di Cerveteri, no? Nonostante però ci sia un patrimonio culturale non indifferente anche in quest'area, come abbiamo visto con i precedenti intervistati, eccetera. Assolutamente sì, adesso è stato fatto il bando per la ristrutturazione del Castellaccio, che è uno dei più importanti centri, no, della nostra città, Certo. dove sta Monterone, e quindi quello diventerà un polo museale. E Avete già delle tempistiche? adesso è stato fatto il bando per la ristrutturazione, non glielo saprei dire da questo punto di vista, non è il mio campo, quindi non ho idea. Sarà un polo culturale molto importante per la nostra città, perché non solo come polo museale, ma anche
per fare feste, teatro, insomma, tante attività si possono fare in quel posto. Certo. E in conclusione, cosa auspica, sia per quanto riguarda la parte giovanile e culturale, sia per quanto riguarda nello specifico la parte archeologica nel nostro servizio? Allora, per quanto riguarda i giovani, adesso è stato rimandato su richiesta dei giovani il Consiglio Comunale a settembre, le elezioni del Consiglio Comunale a settembre, e quindi io mi aspetto una partecipazione fattiva, ok? Perché questa poi porterà eventualmente a raccogliere esigenze dei giovani del territorio, reali esigenze che noi possiamo pensare, ma non sappiamo poi quali siano effettivamente, di cosa hanno bisogno. E quindi mi aspetto che ci sia questa collaborazione proprio per cercare di fare sempre di più per loro. Per quanto riguarda i centri, i siti archeologici, io mi auguro che presto ci sia qualche bando che possa consentirci di valorizzarli sempre di più. Anche pensando proprio alla tutela poi nel tempo, oltre che alla valorizzazione stessa. Io, dal canto mio, sto facendo in modo che siano sedi dove si possano fare altre attività culturali, anche presentazioni di libri, no, mostre, quindi da questo punto di vista, affinché siano fruibili. Quindi questo è insomma il mio sogno rispetto a questi siti. Perfetto, la ringraziamo ancora moltissimo per tutto. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci. Siamo con Sebastiano Maltese, ex alunno del nostro liceo, con ora siamo davanti, e attualmente un archeologo professionista che è stato un po', possiamo dire, il consulente scientifico del nostro servizio. Allora, Sebastiano, con la consapevolezza di tutto quello che abbiamo trovato finora, documentato, eccetera, come si potrebbe migliorare la situazione dei beni presenti nel nostro territorio? Allora, in realtà non c'è una ricetta che valga come norma da seguire, insomma. Bisogna fare innanzitutto uno studio particolareggiato per ogni sito. Va compreso innanzitutto come prima di tutto viene recepito oggi il sistema dei siti archeologici alla Dispoli. E lavorare su quello attraverso anche un'implementazione, per esempio, della traccia turistica, quindi della viabilità turistica, dell'attrattiva che hanno questi siti, perché molti dei quali sono anche un po' decentrati, no? dai circuiti del classico turista che arriva alla Dispoli principalmente per il mare, no? A mio avviso, un tipo di valorizzazione del sistema archeologico potrebbe essere quello di rinforzare, per esempio, la viabilità ciclabile, quindi Certo. costruire un percorso che, per esempio, connetta Torre Flavia con San Nicola. Attualmente assente o perlomeno è carente nello stato attuale. E per i siti che invece sono decentrati, come per esempio il castellaccio dei Monteroni o la cisterna di Via Albatros, bisognerebbe lavorare di più sulla possibilità di, come dire, costruire delle attività attorno a questi siti, quindi di farli diventare per esempio dei contenitori per attività culturali di ogni tipo in realtà. E secondo te c'è modo anche per la scuola di prendere parte a queste attività, in particolare, chiaro, nella valorizzazione, come nella tutela? Sì, in che modo, ad esempio? Allora, diciamo che la scuola io l'ho sempre intesa, ma penso che di non essere l'unico, come una scuola di educazione civica, di una palestra per l'allenamento del pensiero critico, del giudizio critico. Quindi,
in qualche modo le scuole devono cercare anche di far innamorare i ragazzi, gli studenti del proprio territorio. E, c'è un tipo di proposta didattica che può essere, per esempio, quello dell'adozione del sito archeologico. Quindi ogni scuola del territorio adotta, diciamo, un sito, e la Dispoli è abbastanza, diciamo, c'è una parità tra istituti scolastici e numero di siti archeologici, quindi è un progetto che potrebbe funzionare, dove appunto ogni scuola prende in adozione e anche diciamo lo cura, sia dal punto di vista della, non tanto della tutela quanto soprattutto della fruizione, della valorizzazione, quindi lavorare su, per esempio, sulla cartellonistica, su diciamo promuovere dei progetti di divulgazione. Qui c'è un liceo scientifico, promuovere anche, diciamo, delle attività di ricostruzione 3D, insomma lavorare anche sul piano informatico e social e quant'altro. E secondo te come si potrebbe anche incentivare questo desiderio di beni che è un po' carente nelle fasce più giovani? Insomma, come si può fare in modo che i ragazzi della nostra età prendano a cuore questi luoghi soprattutto? Ah, innanzitutto va fatto uno sforzo da parte delle scuole di farli conoscere questi siti, perché molto spesso io vedo l'attività scolastica che si ferma al piano delle scuole elementari, forse talvolta mi ricordo anche delle esperienze nella scuola secondaria di primo grado. Per i licei il discorso è molto più complesso e appunto ritorniamo al discorso di prima, cioè incentivare con dei progetti che partono dai ragazzi. Quindi lì sta poi all'insegnante, no? al docente, riuscire a stimolare. È tutto un discorso di interesse culturale in questo caso. È molto difficile, perché la Dispoli è anche una realtà, è una tra le realtà italiane più complesse anche dal punto di vista dell'eterogeneità culturale, e ha una storia urbanistica anche abbastanza complessa, è esplosa negli ultimi 20 anni, 30 anni. Quindi per poter rendere, diciamo, parte della comunità i siti archeologici, ma anche altri contesti culturali, bisogna trovare un equilibrio tra amministrazione comunale innanzitutto e istituzioni scolastiche, ma anche attraverso la sovrintendenza, che poi viene quella che, diciamo, coordina i vari attori che sono presenti nel territorio, sia sul piano appunto scolastico, delle istituzioni scolastiche, ma anche sul piano del volontariato archeologico, che nel territorio tra la Dispoli e Cerveteri è molto, molto presente. Chiarissimo, ti ringrazio moltissimo. Grazie Sebastiano. A voi. Grazie. Siamo arrivati alla fine del nostro servizio sull'archeologia alla Dispoli e vogliamo adesso, diciamo così, far luce su quello che è uno dei luoghi più importanti per la diffusione della cultura, è chiaramente la scuola. E siamo con il professor Carlo Bello, un cittadino storico di la Dispoli, perché ormai c'è da molti anni. Storico. E anche un docente che insegna da molto tempo nella nostra scuola, il liceo Sandro Pertini. La prima domanda, come ricorda la Dispoli quando è arrivato qui? Beh, ricordo è quella dell'anno 1996, quando, come sulla risacca, arrivando dalla Sardegna, perché insegnavo lì, in provincia di Nuoro, sono stato, insomma, ecco, per qualche anno, insomma, a disposizione dei nuragici. E sono arrivato qui, non conoscevo l'ambiente, insomma, se non fosse stato che anni prima mio padre, insomma, ecco, commerciava in frutta, verdura, insomma, c'era stato da bambino in questi luoghi, e l'avevo ammirati perché hanno una natura bella, impervia. E sono stato con lui a raccogliere i carciofi, pensa, la prima volta in questi luoghi. Quindi eravamo più spostati forse verso Cerveteri, che non era Dispoli vera e propria. E già lì ho capito una delle mie passioni, una cosa che mi avrebbe caratterizzato al di fuori poi dei lavori che ho fatto, insomma, delle mie vicissitudini, la ricchezza di patrimonio archeologico qui sul territorio.
stata una cosa che mi ha particolarmente colpito. Anche perché buona parte di quei carciofi, ecco, che mi ricordo di aver raccolto così da bambino, saltavo sul cassone del camion che ci portava, pensate, da Napoli a qua ci portava, e era attorno a Torre Flavia. E questa mi ricordo, una torre che era ancora in buone condizioni, questi reperti archeologici presenti lì attorno alla Torre Flavia, insomma, ecco, questo piccolo porticciolo, questa vasca che c'era, di ticoltura si diceva, insomma, all'epoca non è che c'era segnalazione, però sono cose che ho scoperto io quando poi mi sono ritrovato in questi luoghi, insomma, ecco, ho provato ad approfondire, a capire meglio che cosa c'era, e mi hanno mandato letteralmente, insomma, veramente in bellezza, di tutta la bellezza, ecco, potevo usare proprio il termine sul lucro. A me è una cosa che mi ha sempre appassionato, sarà che purtroppo per me, ecco, sono nato in mezzo a due siti archeologici, uno peggiore dell'altro, Pompei ed Ercolano, quindi. Era un po' una cosa, insomma, che mi portavo dentro, ed è stato un piacere proprio, insomma, ritrovarlo qui sul territorio. Bellissimo come si è avvicinato a questo territorio, e ci interessa molto che lei ha fatto, diciamo così, ha messo in evidenza proprio la ricchezza archeologica di Ladispoli, un po' una ricchezza del territorio in generale, chiaramente per ragioni storiche che abbiamo già approfondito in precedenza. Certo. Le vorrei chiedere, in quanto professore, come vede all'interno della scuola la diffusione della cultura locale, della cultura del territorio? Si fa abbastanza bene? Si potrebbe fare meglio? Guarda Simone, quest'anno mi è capitata un'opportunità nelle varie stranezze, ecco. Sembra quasi che la mia materia in qualche modo attragga le stranezze, no? Quello di trovarmi a fare, insieme a altri colleghi della mia materia, educazione civica, quindi l'opportunità di girare nelle classi, e a me mi è piaciuto, insomma, sondare un attimino la conoscenza del territorio, perché poi a volte magari parliamo di luoghi lontanissimi, specialmente rispetto a quello che sono i beni protetti dall'UNESCO, no? Certo. La nostra Costituzione, l'articolo 9 della Costituzione, che parla specificamente della preservazione dei beni culturali, e a volte non ci rendiamo invece conto della ricchezza che c'è tutto attorno a qua sul territorio, che ahimè in molti casi non è soltanto mancante nella prevenzione, nel restauro e via discorrente, ma proprio nella conoscenza, che è la cosa più grave. Ci siamo resi conto che tanti ragazzi, e ti dirò, compresi quelli delle classi più avanzate del liceo, ti sto parlando di quarte, quinte, non conoscono il proprio territorio. Ed è una cosa che a me personalmente, che non sono nato in questo territorio, mi sarebbe piaciuto forse, anche perché, torno a ripetere, se l'ho scelto come luogo di lezione, alla fine, oggi sono residente già dal 99, e mi sarebbe piaciuto, insomma, approfondire con i ragazzi. L'ho portato a volte in giro per il mondo, però non mi rendevo conto che non conoscevano luoghi del territorio, che secondo me sarebbero meritevoli veramente di approfondimento. Come reagiscono, diciamo così, una volta che vengono a contatto con la conoscenza di questa bellezza? In modi diversi, anche perché a volte è anche come lo poni la domanda, perché la cosa fosse un pochettino antipatica per i ragazzi, insomma, che loro hanno dovuto verificare ogni volta a fine di ogni ora, una verifica molto, molto leggera, insomma, ecco, un piccolo test, insomma, più di conoscenza che non di approfondimento, insomma, di quello che si è detto, e delle risposte che arrivavano, le più svariate, insomma, ecco, rispetto a quella che poi, specialmente per i ragazzi più avanti nel liceo, insomma, le quarte, le quinte, qualche volta era già legato pure al dato politico, ad interessi che sono diversi da quello che magari, certo, ti può raccontare un insegnante, che ha un'idea forse un po' troppo romantica, ecco, di quello che sono i luoghi archeologici, di quello che è la storia, di quello che è la storia del territorio. Certo. E le faccio... Posso poi ti faccio un esempio, ecco. Perché no? Sì, faccio un esempio. Ecco, per esempio, parlando della grottaccia, sì. È questa villa rustica romana, che sta qua a qualche metro dalla nostra scuola, e tanti ho fatto la domanda, se secondo loro era giusto tenere chiusa una struttura del genere e non valorizzarla, dicendo che potrebbe addirittura finire dai beni alienabili da parte dello Stato. C'è una legge del 2004 che parla purtroppo, insomma, di siti che non vengono utilizzati, per cui si può vendere a miglior offerente, esiste pure questo in Italia,
E qualcuno mi dice, sì, perché non venderla? Tenerla chiusa, senza rendere conto, dopo un'ora di... dopo quasi un'ora che ho provato, insomma, a spiegare l'importanza per il territorio, per la storia di questi luoghi, no? Perché vale ancora quest'idea, secondo cui la Dispoli abbia 120 anni e si fermi lì. La Dispoli è un territorio che ha oltre 30.000 anni, insomma, ecco, da quelli che sono gli studi miei. Poi si girava Neanderthal quando era l'epoca del paleolitico inferiore o superiore, sì. Per dire, no? L'importanza di questo territorio, ma sì, in fondo costruiamoci appartamenti, facciamoci un parcheggio, perché nella vicina Via d'Italia, ecco, non ci sono parcheggi, quindi delle cose che un po' te lasciano, non so, un po' basito, ecco, mi imperbero, insomma, a provare a spiegare quanto è importante la storia di questo territorio, e qualcuno dice costruiamoci parcheggi, e d'altronde non è sbagliato nemmeno quello, però magari c'è stato altro territorio per poter farci, certo, parcheggi, no? Insomma, ecco. Ma d'impatto, sì. Infatti è quello che abbiamo registrato alla Grottaccia, no? Cioè, questo luogo recintato... Ah, sono stati proprio alla Grottaccia. Siamo stati alla Grottaccia, questo luogo recintato con attorno tutti i palazzi che ci fa capire quali sono stati i pensieri nel passato, certo. Verrebbe da dire. Perché poi non è nemmeno un passato antico, è un passato recente. Ahimè, perché delle leggi in Fausto hanno fatto in modo da dare la possibilità a persone che abitano l'attorno di costruire su siti che dovrebbero essere quasi intoccabili per la legge. Io non dico i vincoli, però quantomeno, insomma, se si riesce ad applicare la logica, che determinate cose fanno parte della tua cultura e non quella dei paesi vicinori, automaticamente ti dovrebbe quantomeno venire quasi dall'anima, insomma, cercare di bloccare cose che non c'entrano nulla. Beh, certo. Con quella che è la storia di un luogo, no? Cioè, quantomeno. Chi considera che quella della cultura, dei beni culturali, eccetera, non sia una necessità, perché chiaramente per dar spazio a questo. Io le chiedo, ma specialmente tra i giovani, perché sono sicuramente la realtà con cui lei è più a contatto, visto che è un docente. Certo. Secondo lei, tra i giovani, da quello che vede, eccetera, specialmente nella nostra area e tutto quanto, c'è ancora spazio per le passioni anche a discapito delle necessità moderne? Le passioni sì, Simone, ed anche tante, abbastanza sul territorio, c'è comunque fermento, la Dispoli è una città giovane. Certo. Diciamo, non grazie agli italiani, diciamo che la formazione della città, meno male, è un melting pot meraviglioso, quindi c'è un pochettino di tutto, però dall'altra parte... Quello che noto, insomma, è che chi ha voglia di spiccare il volo tante volte viene addormentato, viene fermato, viene bloccato. Perché purtroppo c'è questa tendenza, ecco, a spostare le passioni verso altre situazioni. Cioè non è che ti devo fare io, insomma, la polemica attorno alla mancanza di una sala cinematografica, alla mancanza di un teatro, alla mancanza, insomma, ecco, di una coscienza quantomeno storicizzata di quello che sia. Però quantomeno, sai, avere... la possibilità di comunicare, ecco, questo era lo scopo di sto progetto, educa civicamente, è una cosa un pochettino complicata. Educa civicamente sta a dimostrare proprio che se si vuole, l'educazione civica non ce la facciamo da soli, insomma, per non ripetere, non c'è bisogno di andare a toccare nemmeno i paesi che ci stanno attorno a noi, c'è tanto, ci serve veramente tanto da poter discutere, tanto da poter anche immaginare, riuscire in qualche modo, insomma, a dare un senso diverso a quello che è il territorio. E non c'è bisogno di grandi capitali, PNNR, insomma, tutte queste cose qua. Basterebbe, insomma, che le persone ritornassero in qualche modo a credere sul territorio. Credere sul territorio significa essenzialmente, non per forza fare lo sponsor economico, ma quantomeno avere la voglia di difendere quel poco che è ancora rimasto. Perché veramente è poco, guarda Simone, non è che purtroppo, insomma, certo. Nel frattempo le costruzioni avanzano. Nel frattempo si fanno cose, insomma, che poi diventano purtroppo irreversibili, per cui tu, se fai una colata di cemento, poi dopo sotto non potrai recuperare più nulla. Certo. Questo è il problema. E i ragazzi hanno, secondo me, il fuoco sacro, però c'è bisogno di chi lo aumenta questo fuoco, gli dà la possibilità di poter, ecco, nemmeno scendere in campo, ma quantomeno fare delle cose per poter in qualche modo riuscire, ecco, non dare nemmeno un freno a salvare il salvabile, diciamocelo tutto, certo. Insomma, salvare il salvabile, questa è la cosa brutta. Quindi diciamo che il desiderio di bellezza c'è tra i giovani, lo senti ancora? Sì, lo sento ancora. Diciamo che è una favoletta sta cosa, secondo cui i giovani sono demotivati, sono privi di voglia e via discorrendo.
lo noto pure quando spiego nelle mie ore, insomma, certo. Poi in fondo spiego disegni e storia dell'arte, certo, c'è pure sempre quella quantità di persone che magari stanno a luce scientifico e si sono iscritte tale, giustamente, perché pensano ad altre cose, ecco, è giusto che sia anche così, ma provare a coinvolgerli è una cosa fondamentale. Mi ricordo sto vecchio caro preside, quasi chiamano ancora preside, quando ho iniziato, avevo 24 anni, nel 1989, penso quando ero sono passato, che in un istituto d'arte, cominciare a insegnare gli istituti d'arte, tutta altra materia di disegno e storia dell'arte, di insegnare l'arte del metallo e dell'oreficeria, mi diceva, vedi il professore, bello, insomma, i ragazzi bisogna dargli un'opportunità, ascoltarli, metterli alla prova. E ce l'ho fissa, scolpita a fuoco nel cervello sta cosa. Io provo a metterli alla prova. Ogni volta le risposte sono tante. Tante volte però ci sono anche quelle che è il background. Purtroppo le influenze negative che ti dà tutto quello che c'è sta attorno. E ultimamente in questo paese devo notare che c'è veramente tanto, tanto, tanto sfacelo. Quindi uno prova in qualche modo a convincere del diverso. E i professori, gli insegnanti dovrebbero provare a fare questo, secondo me, è il mio immodesto modo di parere. Io non sono né pedagogista, insomma, né tantomeno un cervellone del Ministero del MIUR, insomma, ecco. Oh, un maestro, ecco. Quindi è già la posizione del caso del maestro, insomma, sono uno che prova a dare nozioni e nello specifico pure un qualche cosa che riguarda la terra che loro calpestano. Certo. È formata da che? Da che cosa? Se non ci facciamo domande sul nostro, come possiamo un giorno andare a parlare dell'altro? Capisco, è bellissimo quello che ha appena detto. Allora, ringrazio. Vorrei concludere questo servizio sì. Con una domanda, chiedendole cosa auspica e cosa possiamo auspicare per ritrovare la bellezza tanto locale quanto generale, un po' tutti, non solo i giovani, chiaramente. Un nuovo rinascimento, una presa di coscienza più ampia. Non possiamo aspettare quella che arriva dall'alto. Prima di provare a dire, insomma, ecco, lo sponsor può essere anche emotivo. Tante volte non c'è bisogno nemmeno di grandi capitali per riuscire a mettere a posto, insomma, quello che già abbiamo sul territorio. Bisognerebbe, insomma, ecco, fare corpo, bisognerebbe stare assieme, insomma, e provare a spiegare che questo territorio merita un museo. È il sottotitolo, insomma, proprio di Educo Civicamente, insomma, di questo corso che abbiamo inaugurato quest'anno qui a Pertini, corso di educazione civica. È quello che dicevo prima, provare a fermarsi un attimo a ragionare veramente su quello che c'è e se si riesce anche provare a capire ciò che realmente può portare un minimo di attenzione a quello che è l'ambito culturale. Cioè, lo so che fa più sangue i movimenti economici, fa più sangue insomma che costruire, fa più sangue insomma butta giù strutture ex novo. E qua sul territorio sarebbero strutture che potrebbero tranquillamente, e già negli anni sono state utilizzate in quanto tale, ecco, poter entrare anche a servizio della cultura, dico di cineforum, dico di teatro sperimentale, musica sperimentale, che potrebbero fare tranquillamente da contorno a quella che è già la bellezza di per sé. Prima si parlava di grottaccia, no? Insomma, ecco, rivalutare determinate cose, e che sì, è giusto, devono servire anche per i saggi di fine anno delle palestre, ecco. Poi dall'altra parte pure insomma un qualche cosa che in qualche modo delocalizzi l'ambito culturale e che aumenti l'offerta. Io non penso che la gente che d'estate arriva si catapulta da Roma qua, insomma, è che gli interessa soltanto le miss dell'ultimo Grande Fratello. Poi giuro, non è che d'estate ci sto poco qui alla Dispoli, però mi capiterà di leggere qualche cartellone, delle cose, ecco. Ma che in qualche modo, ecco, aumentino pure quello che potrebbe essere tranquillamente musica jazz. Non è mica detto che deve essere per forza soltanto l'Umbria, soltanto i gruppi sperimentali che magari a zero lire verrebbero a fare insomma dei percorsi. Basta pensare ai busker, gli artisti di strada. A volte si chiude nei fine settimana d'estate, insomma, il viale per questi ragazzi, insomma. Però immagina avere attorno una struttura quale può essere la villa di Pompeo Magno, il giovamento di San Nicola, immagino che scenografia avrebbero, no? Certo. Ecco, sarebbe sicuramente molto più importante. La stessa Alsium, se riuscisse insomma, in qualche modo ad uscire da quelli che sono state, insomma, ecco, le quantità di cemento che gli sono state buttate sopra, ecco, per provare a fare un lungomare
che diventa anonimo come quello di Rimini o come quello insomma, ecco, di un paese dell'Olanda, con tutto rispetto. Quindi delle cose dove si possono reintegrare tranquillamente l'interesse di chi ha voglia ancora di guardare un ambito culturale, specie il giovane, che magari insomma, fa surf giù a Parolazziale, ma contestualmente riesce a vedere la bellezza di questi luoghi, e in più pure l'idea di chi ti viene a vedere, chi ti viene ad apprezzare ciò che hai, e magari insomma ecco, non vede soltanto un cumulo di macerie, ma magari la famosa tomba del senatore Rufo Ricino, insomma ecco, lì sul lungomare, dove c'era ancora quell'ambito di bellezza che tu dicevi all'inizio. La ringrazio moltissimo. Prego, sicuro. Grazie della chiacchierata. Grazie. Il suo intervento è stato un po' come... Ringrazio Roberto che ci ha ripreso, insomma. Ecco. Il suo intervento è stato un po' una luce di speranza, soprattutto perché ha parlato all'interno del contesto scolastico, che è intanto il primo canale verso cui è indirizzato il nostro servizio. L'augurio è che questa luce non si spenga facilmente, ecco, perché fin quando ci sarà qualcuno, secondo me, che ha ancora voglia, ancora un impulso, un desiderio dentro, insomma, che ti porta a dire... C'è ancora qualcosa su cui si può ragionare, quando meno te lo devi indicare, quando meno ti devo dire esista. Poi saranno i giovani, quelli che un giorno voteranno e si faranno votare, mi auguro, insomma, poter decidere quello che è giusto e quello che è sbagliato. Nel frattempo, insomma, ecco, tutti quelli che ragionano in questo momento pensano a tutt'altro, ed è una cosa che certo non è molto molto bella da questo punto di vista. La ringrazio moltissimo. Ti ringrazio a te e ti auguro una buona giornata. Con questo intervento abbiamo finito il nostro servizio.